Benvenuti, benvenuti ancora una volta su Fly Robby Fly Models, ancora una volta per una recensione che il Robby vi presenta e questa volta si tratta della serie Camion d'epoca della De Agostini. Vi presento questo bellissimo modello di camion, vedete un quattro assi, che è praticamente il camion che portava le bibite dalla Recoaro e che tra poco andremo a vedere nel dettaglio. Non prima però di avervi chiesto di mettere un like sotto questo video se vi piacerà, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste cose. Bene, ho sistemato tutto come al solito, così nessuno si perde. Praticamente adesso metto via il modello, che guarderemo più nel dettaglio tra poco, e diamo un'occhiata rapida al fascicolo. E come potete vedere, questa volta abbiamo a che fare con il Fiat 690 N3 italiano, della Fiat ovviamente, del 1968. E questa macchina era praticamente la quarta versione del 690, che nasceva a tre assi, però praticamente veniva modificato sistematicamente in un quattro assi, e quindi anche la Fiat si mise a produrlo. Qui vedete appunto una piccola fotografia del quattro assi con il rimorchio. Questo era stato soprannominato Mille Piedi. E nelle pagine successive troviamo sempre una versione del quattro assi, praticamente modificato dalla Viberti, in autobotte, vedete, per il trasporto carburanti. Questo è in particolare quello che portava la benzina Chevron. Poi vediamo ancora nella versione mille piedi, cioè con rimorchio, questo quattro assi, e andando avanti troviamo anche la versione col cassone ribaltabile, vedete? Sempre i quattro assi. Poi la scheda tecnica, questo Fiat 690 N3 aveva un motore diesel tipo 221.3, 6 cilindri in linea, 12 valvole, quindi due valvole per cilindro. 12 valvole, come faceva ad avere 12 valvole se era un diesel? Vabbè, prendiamola per buona, ma non è buona. Comunque, cilindrata 12.883, potenza 180 cavalli a 1900 giri al minuto. Poi mi spiegheranno che valvole erano quelle di questo diesel. Comunque, va bene, dai. L'ultimo articolo, praticamente si tratta della storia della Isotta Fraschini, una industria che ha lavorato molto nel settore dei motori e delle auto tra le due guerre, e che ha terminato la produzione negli anni 50 praticamente. Questa industria è stata un fiore all'occhiello dell'industria italiana, ha costruito anche motori per aerei, tante cose, e anche dei camion, ed è stata la prima fabbrica a posizionare un diesel in Italia su un camion. Qui vediamo altre fotografie di camion che avevano appunto i motori Isotta Fraschini, e alla fine troviamo, come al solito, questo occhiello che compare sotto alla foto del modello, che ci parla appunto della Recoaro. Ma noi, come al solito, saltiamo a piedi pari questa cosa, perché della Recoaro in questo momento ci interessa molto poco. Andiamo via e prendiamo il modello. Eccolo qua. Come vedete, questo modello sembra fatto molto bene. Io adesso controllerò tra poco, una volta che l'ho estratto dalla scatola, controllerò dal blister se c'è tutto a posto, altrimenti lo riporto dritto dritto dall'edicolante, che lo posso cambiare. Ecco qua, apriamo il tutto. La scatola è sempre la stessa, quindi non sto, vi faccio notare che c'è sempre, vedete, il permesso della Fiat per la riproduzione di questi modelli, quindi non sto a descrivere troppo la scatola perché sono tutte uguali, quindi ormai abbiamo capito come sono fatte. Qui facciamo così perché altrimenti rompiamo, via anche la scatola. Ecco, ora do una rapida occhiata al modello. Ah, gli specchietti sono a posto, la targa appesa è a posto, benissimo. Non facciamo altro che andarlo a d'aprire. Ecco qui, via il primo pezzo, estraiamo il modello con calma. Pesa molto, è molto pesante.
Inizia molto metallo. Via il secondo blister. Ed ecco qua il modello. Accidenti, che bello. Fantastico. Bellissimo, guarda che roba. È bellissimo questo modello. Acci picchia anche la parte bassa. Fenomenale. Guardate, ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere pian piano, ve lo faccio ruotare. Ecco, ve lo metto a fuoco. Vedete, questa qui è la parte anteriore. Questa è la parte destra del modello. Vedete? Guardate che bello. Poi vado sul retro. Sto attento a prenderlo perché ho paura di rompere qualcosa. Sul retro ci sono un sacco di particolari. Guardate quanti particolari ci sono. Fenomenale. Ve li voglio illuminare appositamente per farveli vedere. Guardate. Vedete? Il gancio, la campana del gancio di traino del rimorchio, le barre di torsione sottostanti, i paraspruzzi, la targa leggibile perfettamente. Fantastico. E poi andiamo sulla sinistra del modello a vedere l'altra parte, che è speculare a quella a destra. Bellissimo, molto bello. Nella parte superiore c'è in netta evidenza il portapacchi sul tetto della cabina, come se non bastasse il posto sul cassone. Un portapacchi ci vuole in una macchina del genere. Bene, diamo un'occhiata più ravvicinata alle parti più interessanti. Qui ci sarebbe da parlare un'ora, ma io naturalmente non mi azzardo a fare un video così lungo per evitare di annoiarvi. Come vedete, la parte frontale ha la solita calandra quadrovale con il baffo. Questo è un tratto caratteristico dei camion Fiat di quell'epoca. E il vetro, il windshield anteriore, il parabrezza anteriore è a metà, spezzato a metà da questo montante, con i due tergicristalli, questa volta non fusi nel vetro ma riportati separatamente. I fari anteriori, il paraurti con le strisce bianche, caratteristiche di questa classe di veicoli industriali, la targa anteriore che penso si possa leggere. Adesso voglio provare a mettervela a fuoco per vedere se si legge. Eh sì, si legge pure. Vedete? Si riesce a leggerla. Benissimo. E sulla parte frontale del portapacchi c'è la tabella della Recoaro, praticamente, della ditta che lo utilizzava. Andiamo sulla parte destra. Come al solito vediamo una marea di particolari. La porta di ingresso all'abitacolo, alla cabina di guida. Vedete, c'è la maniglia, c'è la pedivella, c'è tutto il contorno della porta, il vetro fisso posteriore e la freccia addirittura. E abbiamo sotto la ruota, anzi le doppie ruote anteriori. Ve le metto vicino così le vedete bene. Sono riportate perfettamente, addirittura con i bulloni di tenuta del cerchione sul tamburo dei freni. Eccolo lì. Poi, andando verso il retro, troviamo questo cassone enorme con questa livrea così sgargiante, arancione, bianco e blu, e con la scritta Recoaro in blu, vedete? Sotto abbiamo il serbatoio del carburante, del gasolio, della nafta, e poi abbiamo le ruote posteriori. Le ruote posteriori, che il terzo asso, il terzo asso, il Joker, il terzo asse è praticamente a doppia ruota, vedete? C'ha le doppie ruote. E invece l'ultimo asse è a ruota singola. Penso che fosse addirittura sollevabile, quindi poteva anche essere sollevato nel caso fosse vuoto il cassone, come in questo caso, quella ruota lì non toccava, così risparmiava il pneumatico. I cerchioni anche qui sono molto fatti molto bene, guardate, ve li faccio vedere meglio così li apprezzate. Vedete, sono fatti piuttosto bene. Eccoli là, sono a fuoco. E praticamente c'è fatto tutto molto bene, ottimo. Qui addirittura ci sono quegli attacchi rotanti, vedete? Quell'attacco lì, guardate,
serviva per far passare le cinghie di tenuta di ciò che era contenuto nel cinghie di contenimento, di ciò che era contenuto nel cassone. Bellissimo. È vero che c'erano anche quelle cose lì. Poi andiamo nella parte posteriore e, come vi ho fatto vedere prima, abbiamo naturalmente tutta la porta posteriore di accesso al cassone, al vano di carico, i due adesivi con le massime velocità che poteva tenere questo veicolo su strade extraurbane e, boh, credo autostrade, i 70, la sigla Bartoletti, vedete, che era la ditta che aveva fatto questa modifica al cassone, eccola lì, e sotto abbiamo la barra antintrusione con le strisce bianche, appunto come quelle anteriori, la campana vedete, la campana del rimorchio, di attacco del rimorchio, la targa, eccola là, Varese 46541, mi pare. I fanali e la fanaleria posteriori in tre colori: arancione per le frecce in alto e i due rossi per le posizioni e gli stop sotto. Abbiamo anche qui, ovviamente, quegli attacchi a rullo con il blocco a cremagliera per appunto il fissaggio del carico. E a destra troviamo tutto riportato più o meno allo stesso modo. Non andiamo a rivedere le solite cose, però troviamo la ruota di scorta, vedete, nel suo alloggiamento. Ve lo faccio vedere meglio anche qui, un po' più illuminato, così, eccola lì, vedete? Ve lo metto sotto, così, se altrimenti non vedete niente. Eccola lì, vedete, nel suo alloggiamento. E poi troviamo queste cassette che saranno una o due per gli attrezzi, l'altra per le batterie. Andiamo nella parte sottostante e, senza ripetere ancora una volta, per l'ennesima volta, che c'è l'albero di trasmissione, il differenziale, gli assi principali, eccetera, eccetera, vi dirò che è fatto e rifatto molto bene. E ci sono le balestre addirittura, vedete, sui vari assi. La marmitta che ha il tubo di scarico, che ha la marmitta praticamente in questo punto, perché il motore è qua, vedete? Il tubo di scarico che si sviluppa verso il posteriore, e questo modello è fatto molto molto bene e prenderà un gran bel voto per quanto mi riguarda. Bene, a questo punto io credo di aver detto praticamente quasi tutto. Vedete la parte superiore con il cassone grigio, e mi complimento con la De Agostini per questo il modello che ho in mano io è fatto benissimo. Dopo non so se ce ne saranno altri che, come è successo, non dico spesso, ma insomma, alcune volte a me, insomma, hanno dei difetti. Vediamo se funzionano le ruote. Quelle anteriori sui due assi, sì, quelle posteriori un po' meno. No, beh, insomma, dai, sono sempre un po' sfasatine quelle doppie, però va bene, dai, è un modello fatto bene. Quindi, per quello che mi riguarda, io, come dicevo, gli darò un gran bel voto. Per il resto vi chiedo di mettere un like sotto questo video se vi è piaciuto, di pigiare sulla campanella così avete le mie notizie e di iscrivervi al mio canale. Vi ringrazio di essere rimasti fin qui con me. Bellini anche i paraspruzzi, guardate che belli. I paraspruzzi posteriori, vedete, con le due, il divieto di transito a destra, ovviamente, e la freccia, come per dire, sorpassa a sinistra. Vi ringrazio, vi dicevo, vi chiedo appunto di mettere un like e vi do appuntamento. Io sono il Roby, come ricorderete. Questo è il canale di Fly Roby Fly Models, e vi saluto e vi rimando alla prossima recensione. Ciao ciao!